Allora, voglio darvi notizia di un fatto che alcuni siti stanno già diffondendo. Parliamo sempre di certificati bianchi, ve ne ho già parlato un paio di volte, sono un mezzo per agevolare l'efficienza energetica e sono finanziati con le nostre bollette. Ora, i certificati bianchi sono oggetto di revisione, nel senso che sta uscendo un nuovo decreto che modificherà i certificati bianchi, quindi il settore è in attesa e in ebollizione. Oggi è stato presentato un emendamento da una parlamentare, una deputata del Partito Democratico, che potrebbe dare un vantaggio ad un'unica azienda, ad una sola azienda che è Enel, Enel, la nostra famosa distributrice, fornitrice di elettricità. Quindi l'onorevole Cinzia Maria Fontana ha chiesto la proroga di un anno di incentivi destinati a un particolare tipo di progetti di grandi dimensioni. Ora, andando a spulciare, sembrerebbe che ci sia solo un unico progetto a cui questa richiesta di emendamento darebbe beneficio, un unico grande progetto di Enel. Quindi parliamo un controvalore, parliamo di procrastinare di un anno un incentivo di circa 50 milioni di euro, 50 milioni di euro esclusivamente per un progetto di Enel. Proseguiremo nell'indagine, vi terremo aggiornati. Certamente sarebbe molto grave, la stampa ha già chiesto precisazioni sia alla onorevole suddetta sia a Enel, finora non ci sono state risposte. Rimarremo anche noi, proseguiremo nell'indagine e vi terremo aggiornati su questo.